cari amici, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video di Allello Statale. Oggi è mercoledì 21 giugno 2023. Sono le ore 8:05. Sto partendo in questo momento dal magazzino a Prato, direzione Magione. Stamattina sono passato a far gasolio, volevo dare una bella lavata ai vetri, ma il benzinaio era ancora chiuso e quindi cioè i vetri un po' sporchi. Vabbè, li laverò stasera tornando, non è un problema. Comunque, abbiamo da andare a fare uno scarico unico laggiù, sono 14 bancali a terra, nemmeno tantissima roba in realtà, mezzo camion praticamente. E abbiamo la prenotazione per l'11:30, c'è scritto di arrivare per le al massimo le 11:15. L'altra volta sono arrivato con circa un'ora di anticipo rispetto alla fascia oraria e mi hanno scaricato praticamente subito, quindi a sto giro ci riproviamo, che non si sa mai. Dovrei arrivare verso le 10:20. Me la prendo bella con calma, tanto questo non c'ho furia, quindi me la prendo bella con calma. E niente, oggi ufficialmente primo giorno di estate, fra l'altro è anche il compleanno di mio suocero, quindi dopo gli devo mandare anche un messaggino per gli auguri che mi è venuto in mente adesso. Vabbè, questi sono altri discorsi. Andiamo a prendere l'autostrada e andiamocene a Maggiore. Ciao, bye. Allora, sono le 9:20. Io quasi quasi mi fermo a fare un quarto d'ora di pausa qui a Badia Alpino. Ho passato l'Arezzo perché devo fare sosta tecnica e già che ci sono spelluzzico qualcosa, che stamattina ho fatto colazione alle 5:15, quindi sono 4 ore che non metto in bocca nulla, mi è venuto un certo languorino. Quindi mi fermo qui, tra un chilometro e mezzo c'è l'area di servizio e ne approfitto, faccio un quarto d'ora, poi riparto. Tanto c'ho tempo. Vai. Ci aggiorniamo. Ciao. Allora, qui c'è Gazebino, Fido parte, no, c'è l'aria cane, parte, c'è l'aria cane, metto a sedersi una di queste panchine, ah, almeno sto sotto all'albero qua e mi faccio una merendina. Sì, proprio al volo, yogurtino, poi nocciole e via. Giusto per smontare un attimino le gambe, fare un attimo una pausa. Andiamo a buttare tutto, dopo faccio piccola sosta tecnica e si riparte. Apposta.
una fatta, facciamo le persone civili, buttiamo i rifiuti nel cestino. Là. Va, torna il camion, lascio la roba, vado un attimo dentro e poi si riparte. Sono le 9:30, ci abbiamo tutto il tempo del mondo. Dopo 18 minuti possiamo anche partire. Andiamo, vai. Facciamo gli ultimi 70 km scarsi, 66 per l'esattezza. Calling you up at 2 in the morning, but you don't wanna talk, you don't wanna bother. Yeah, so I took another shot at my brain to the walking. I don't wanna be a friend, I want something real. Maybe if I stay the night, you could feel the same. And maybe if you treat me right, we could rearrange. But I'm not even gonna try if you don't wanna stay. So how's it gonna be? You got me on my knees. I don't need no roses on my bed. If I could pull you closer to me, babe. Ain't nobody touch me like you can. I just need some closure, a little closure. I don't need no roses on my bed. If I could pull you closer to me, babe. Ain't nobody touch me like you can. I just need some closure, a little closure. Ci siamo, 1,5 km, usciamo qui a Valdichiana e prendiamo il raccordo verso Perugia. La Bettolle Perugia. Intanto ci segnalano 5 km in diminuzione per ripristino incidente a chilometro 410, ma tanto a noi non ci interessa. Speriamo che comunque quel rallentamento si sciolga il prima possibile e soprattutto speriamo che nessuno si sia fatto male. È stata una cosa lieve, via. Go slowly. Maybe I'm just wasting time. Tell me how you feel. I don't wanna be a friend, I want something real. Maybe a destra. You can feel the same. And we can rearrange. But I'm not even gonna try if you don't wanna stay. So how's it gonna be? You got me on my knees. I don't need no roses on my bed. I could pull you closer to me, babe. Ain't nobody touch me like you can. I just need some closure, a little closure. I don't need no roses on my bed. If I could pull you closer to me, babe. Ain't nobody touch me like you can. I just need some closure, a little closure. Oh vai, e ora cominciamo con i cantieri. Perché questa strada qua non ha niente da invidiare alla Fipilia, se la giocano alla grande proprio. Se la giocano alla grande. Che si deve fare? Finiranno tutti questi lavori prima o poi. Mi ricordo che anche l'altra volta, ed è passato tempo, dall'ultima volta sono venuto giù a Magione, c'erano sempre sti cantieri, anche l'altra volta. Eccoci qua, Magione. Tac.